Mo si è arrivata qua, vedi? Ah, ha girato finito. Ok, ci sta. Stanno cominciando a collegare. Buon pomeriggio, ci siete? Siamo? Voilà. Buon pomeriggio, Rosanna Nevigato. Buon pomeriggio, Rosy. Salve, buon pomeriggio. Oggi fa di nuovo caldo. Buon pomeriggio, Cinzia Busca. Ciao, Cinzialina. Maria Rustico, buon pomeriggio. Abbiamo 13 persone. Quando possiamo iniziare? Se si... Ciao Carla Favaro. Ciao. Buon pomeriggio Antonella. Salve. Buon pomeriggio Anna Mazzei, Paola Luzzi, Cinzia Ciao. Tassi. Ciao Cinzia. Ciao. Fa un caldo da morire a Mormanno, quindi ho in questa cucina, boh. Siamo a 14 ancora. Quando iniziamo me lo dite voi. Facciamo sta... Ciao Graziella. Chi è Graziella? Miraglia, Miraglia. Ciao. Siamo a 20. Dateci il via. Taga a Palma. A Palma c'è? No, Palma ancora non c'è. Veronica nemmeno. Anche. Antonietta e Antorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. La zia Procopio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Rossella Cersosimo. Salve, cara. Siamo a 22. Iniziamo? Che dite? Ancora non dicono niente. Aspettiamo un altro pochino.
Attacca a palme, non è che si è confuso che erano le Attaccateci insieme a ah, palme aperte. grazie. Ma giusto per me, vabbè, se no pure Cinzia può dire o Antonietta, se possiamo iniziare, non c'è problema. Tanto, la vedranno dopo, magari. Siamo a 23. Cinzia ha detto che possiamo Sì, iniziare, ok. allora, apriamo le danze. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella mia cucina. Io sono Carmela Cerzos, ormai mi conoscete, sono diventata famosa. Scherzo. Niente, facciamo per sciogliere il ghiaccio. Allora, noi oggi proviamo a fare questi muffin salati, perché sappiamo che il muffin di solito si sente dire sempre dolce, però da un po' di tempo stavo vedendo questo muffin salato e quindi oggi ho voluto provare, visto che oggi è la giornata dei lievitati, abbiamo provato a fare questi muffin. Sì, noi facciamo, vi facciamo vedere proprio come si fa il basco dall'inizio, scusate. Però poi si possono condire come vogliamo, con le verdure, lo sapete, con i salumi, olive, per esempio con del pesce, con il salmone, la ricotta, la provola affumicata, magari uno fa a gusto suo. Noi proviamo a farlo in questo modo, ok? Poi postiamo la ricetta dopo, successivamente, perché adesso sicuramente vi darò qualche grammo in più o in meno perché non me lo ricordo. Ok, allora iniziamo. Abbiamo due ciotole. In una abbiamo mescolato la farina con il lievito istantaneo per focacce, pizza, piadina, quello cioè, che si trova al supermercato tranquillamente, e delle 2 cucchiai di grana grattugiata e qualcuno di pecorino. Poi uno fa a gusto, se gli piace, se non gli piace metterlo. E si fanno due ciotole, una con la farina e l'altra con il latte, l'olio, che non mi ricordo i grammi, e le uova. Quindi iniziamo a sbattere i liquidi. Botta. E Eugenio Pisani ha detto grande Carmela Cerzosimo. Salve! Salve a tutti! Allora, e poi iniziamo ad incorporare la farina mescolata con il parmigiano e il lievito precedentemente. Velocissimo, l'impasto deve essere veloce. Ci vuole un po' di olio di gomito, ma è leggero. E poi, questo è un impasto classico, già salato, anzi aggiungere il sale, scusate, io non. Cioè, mescolato già la farina, a volte lo dimentico perché non lo uso, e quindi poi qua dentro si potrebbe fare già direttamente la base del formaggio, no? Magari mettere della provola a pezzi, provola affumicata, oppure lasciarlo liberamente se a uno non piace il formaggio. Poi si possono condire sopra direttamente, oppure si mettono all'interno. Già questi ingredienti stanno tutti bene insieme, quindi noi li potremmo volendo versare tutti dentro, salsiccia, krustel, prosciutto cotto e provola. Altrimenti si possono mettere sopra e si guarnisce bello bello. Ok? Allora. Bene, è Fammi i facilissimo. complimenti, fammi i complimenti, Velocissimo, sono una bella velocissimo. fortunata. Velocemente. Allora io aggiungo la provola perché sta bene con tutti gli ingredienti. Ciao Palma. Infatti prima avevamo provato già a farli, diciamo la verità, prima che iniziasse la diretta, per mantenerci un po' avanti. E infatti l'abbiamo fatto con le zucchine trifolate, con le russole e delle olive nere, però tutto ognuno con il suo. E questi possono servire anche come, per esempio, per fare un picnic da portare al mare, oppure un antipasto, perché no? Se si può sostituire qualche. Antonietta K è appena entrata, vuole sapere cosa stai facendo di buono. Ciao Antonietta, allora stiamo facendo dei muffin salati con adesso ho mescolato l'impasto mettendo le uova, il latte e l'olio e poi la farina già mescolata con il lievito del grana grattugiato, però comunque poi dopo alla fine posterò la ricetta. Bene? Ok, allora iniziamo a prendere gli scalambini dei muffin e li posizioniamo nel nostro pit forno dopo e poi vi spiego come
anche se... Allora, facciamo così, prendiamo la teglia del kit forno. Questa è la teglia del kit forno, per chi non lo conosce, questo è il nostro kit forno, con il coperchio 35. Questo, scusate, non è il mio vecchio modello, il nuovo l'avevo giù, non sono riuscito ad andare a prenderlo. E anche in offerta speciale, acquistando il coperchio 35 in acciaio 1810 a €79,90, potrei avere il kit forno. Ok? Allora, iniziamo a mettere l'impasto nei pirottini, magari uno o due cucchiai, dipende dalla... Cioè, giustamente non si devono fare pieni e pieni, sennò poi si versano. Un cucchiaio e mezzo, magari. Dipende da... Giustamente, quando è vuoto vuoto sembra brutto, però. Ecco. Ecco, due. Facciamo... Giusto che si riempie la teglia. E mi faremo vedere. Vediamo se possono fare con le alici. Dipende, alla pizza, al gusto pizza, con del pomodoro, mozzarella e origano. No, si possono fare in tanti modi, secondo dei gusti. Bellissime. E belle, belle. Chi ne è? No, ci sto dicendo io, belle. Hai visto? Questo anche per aperitivo, per, ma come te pare. E poi si mantengono, impasto morbidissimo, e si mantengono per diversi giorni. Cioè 2 o 3 giorni, vabbè che secondo me non arriva nemmeno stasera, però... Ma già appena pronti li mangeremo già noi, quindi... Il tempo di farli è sofferente. E poi andremo... a metterli nel nostro kit forno che sostituisce il forno elettrico. Allora, io non ho messo niente, perché prima si poteva anche mettere già all'interno i wurstel. Ho fatti così, giusto che c'è la prova, e poi mettiamo qualche, per esempio, guardate qua, prosciutto cotto, ecco qua. Oh, scusate se lo prendo con le mani, ma siamo a casa mia, me ne mangio io, a posto. E lavati magari prima le mani. Sì, 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 non mi riesco. E questo è l'importante. Ecco qua. Vedete? Semplici, simpatici. Che belli, dice Anna Mazzei. Ma se si mettono all'interno, tutto insieme, questo qua si legavano proprio bene, pure con del pomodoro. Ammazza, è la vita fa. Questa è con la salsiccia calabrese, doc. Ma no, veramente. Eccola qua. Sì, le graziella, provali. Graziella. Le deve fare subito, graziella. Sì. Prova, poi mi dirai. Poi mettiamo su un po' di parmigiano per farli. Allora, prova all'interno. Ok. Sì, sì. Ideale per la dieta. Mettiamo un po' di salsiccia, potrebbe darci anche un altro, credo. E non andiamo però. Anche se questo forno si risparmia un sacco di corrente, quindi non ci sono problemi a fare le cotture. Che cosa facciamo la angelina? Come vuoi tu, falla con la salsiccia. Che quella ti piace a te, no? La salsiccia della Coinas. No. Non si dice. Non si dice. No. Guarda, fa tutto in stile. A posto. Ok. Andiamo a metterli. Accendiamo il forno. Guarda, vedete, il nostro forno è dotato dell'ovino distanziatore. Vedi? Aspettate che faccio. Questa è la teglia di alimentazione, un po' saltata, perché diciamo, sono 7 anni che ce l'ho, che è ancora il nostro ottimizzatore 35. Io uso lo Smart Dynamic in questo momento perché... Anna Mazzei dice che non si andrà bene. E perché? Mettete l'aurico. Antonio Sola ha detto rigorosamente della Coinas, quindi lo possiamo dire. Allora... volevo dire, io sto usando lo Smart Dynamic, quindi metto la fiamma alta su un fornello
grande, non l'extra large perché quello a due corone, ho messo un bordello normale, quello grande, con lo smalto dinamico, fino a quando si alza la calotta la fiamma alta, poi Si sente a controlliamo. singhiozzo e la nonnetta capeggio che si blocca spesso. Perché? La linea c'è, Sì. purtroppo siamo in Calabria, la linea La linea c'è, no, no, c'è, c'è la c'è. wifi. Gli altri che dicono? Voi Luisa sapete? Federici, anche lei non sente bene. E quindi? E quindi non lo so. Ci fermiamo? Palma invece vede e sente benissimo. E allora, purtroppo mi dispiace, ma non so cosa fare, io non so, non capisco, non è campo mio, quindi. Allora, stiamo dicendo, quindi fino a quando si alza la calotta, ci vorranno penso una decina di minuti, e poi lo controlliamo e vediamo, ma penso che questi muffin cuoceranno in una ventina di minuti, quindi da quando si alza la calotta noi facciamo cuocere 10 minuti a fiamma accesa e 10 spenta, e così si può fare per i dolci, per esempio noi facciamo una ciambella, no? Lo mettiamo nel kit forno freddo, senza riscaldarlo, quindi questo è il grande risparmio dell'energia elettrica col kit forno e anche con questo caldo del calore, perché cioè, sembra una pentola normale che sta cucinando. Quindi andiamo a metterlo, per esempio la ciambella la mettiamo dentro fredda, a fiamma alta fino a che si alza la calotta e dopo si abbassa la fiamma. Quando deve cuocere la ciambella? 30 minuti, 15 minuti a fiamma accesa e lo controlliamo. Poi si spegne, 15 minuti a fiamma spenta, però quando è spento mi raccomando non alzate il coperchio perché sennò si perde la camera di calore che si è creata. Ok? E anche se magari resta un po' bianco, alla fine, fino alla fine cottura, quando passano gli altri 15 minuti, si dorano tranquilli, tranquillissimi. Non c'è problema. Questa è la ciambelliera che è in dotazione col kit forno, giusto che l'avevo presa per farvi capire che il kit forno si acquista questo pendolone di misura 32 in alluminio naturale, con il coperchio, l'omino distanziatore e una tortiera e una ciambelliera. Ok? Niente, queste le mettiamo da parte, poi finiamo di cucire dopo, magari nell'altra, potevamo usare anche la, come si dice, l'altro ripiano per fare col cupolone, ma siccome non va niente, facciamo giusto così. Ok? Mi vogliamo, ci sono commenti? Stavo leggendo quello di Antonio Sola, fuori sincro tutto, ma non ho capito cosa vuole dire. Fuori sincro tutto. Non ho capito. Anna Mazzei li proverà sicuramente, gli hai Sì. dato una buona idea, bravissima. Hai visto, Annarella? Vogliamo, intanto che si Vuoi alza parlare la delle offerte che calotta, ci sono? vi volevo solo dire un'altra cosa, perché l'altro giorno mi chiedeva una signora su un messaggio, quindi io sto usando lo Smart Dynamic, però i nostri coperti, in questo momento l'acquisto sono predisposti per il Dynamic, vuol dire che il piattino piccolo, la calotta, e già c'ha la sagoma per il Dynamic, però nel frattempo vi arriva questo distanziale senza molla all'interno e quello fisso con dei piedini che è proprio predisposto, cioè ci va bene lo stesso la calotta con la sua sagoma per che va per Perché è il già Dynamic, predisposto per lo Smart ok? Però Dynamic. il Dynamic si acquista a 4,90 € su un acquisto di 70 euro, quindi un omaggio a contributo sarebbe per il cliente, ok? Adesso vi volevo dire che oggi è sabato, quindi lunedì ci saranno nuove promo. Se mi volete, cioè se qualcuno ha qualche dubbio e vuole approfittare, abbiamo la nostra bistecchiera, il barbecue d'appartamento per l'ultimo giorno. Quindi potete approfittare della bistecchiera che è diametro 32, questa è veramente, cioè, un barbecue d'appartamento, noi cucinando qui all'interno non vediamo nessun fumo, niente a casa, nessun odore, cioè, e il cibo è eccezionale. Quindi questa qui consultate le vostre consulenti per conoscere i prezzi e tutto. Poi abbiamo ancora per qualche giorno la nostra fantastica XL, che sarebbe acquistando sempre il coperchio in acciaio 1810, 10 cm 41, potete avere la padella, 79,90 mi pare che viene, e poi abbiamo proprio una vera e propria batteria perfetta che va sull'induzione. Questo però
Però ci tengo a precisare che anche se va sull'induzione, va anche sul gas normale, cioè su, io per esempio non ho l'induzione ma li posso usare tranquillamente, perché anzi, cioè, sono predisposti per quello, però sul gas normale vanno una bomba. Quindi, questa è una linea bellissima. È una linea bellissima. Questa è la casserola 20 che è in offerta col suo coperchio 21 a 49,90. Poi abbiamo il nuovissimo Tegame 20 bellissimo, col bordo antigraffio, sempre della stessa linea perfetta che va sempre sull'induzione. E quindi uno può scegliere i modelli e diciamo fare proprio con poco una batteria. Abbiamo la casserola 24 con il coperchio 27. Abbiamo il Tegame 28 con il coperchio 31, per chi ha già i coperchi si può acquistare anche senza. Guardate com'è bella, è tutto in materiali senza cadmio, senza nickel, senza PFOA, sono tutti materiali certificati. E con questo bordo antigraffio, perché molto spesso si sente che qualcuno magari li graffiava sopra, invece adesso hanno fatto proprio, c'è un design particolare con i manici in soft touch, così uno magari se dimentica di prendere le presine non si brucia le mani. Non si brucia le mani. Bene? Ci sono... Quindi approfittate di queste meravigliose offerte. Sì, e potete scegliere il metodo di pagamento con la carta, con il sistema Onei, nuovo sistema, che si può avere con, spendendo 100 euro. In 4 rate, consultate la vostra consulente di fiducia che vi saprà dire. Vedete che qua la calotta intanto si alza. Aspettate che vi faccia vedere. Sta quasi per arrivare a destinazione. Chissà quando è passato, quindi non abbiamo contato. Non abbiamo Alexa, quindi ci siamo dimenticati. No, Alexa la mettiamo adesso quando si alza completamente. Vedete che si sta alzando la calotta. E poi controlliamo. Dobbiamo comprare pure noi Alexa, Carmen. Sì, sì, sì. Ci facciamo questo regalo per Natale. Sì, sì. Ok? Che vi devo dire più? Dille di questa raccolta punti, come funziona? Sì, vabbè, per i nuovi arrivati. La raccolta punti lo sapete, cioè una... Cioè ormai si fa dappertutto, però io penso che acquistare qualcosa e magari c'è cioè che fa accumulo e poi potete prendere un omaggio, perché non varla, tanto non vi costa nulla. Cioè arriva a casa veramente... in modo gratuito e potete scegliere tutta la nostra gamma di prodotti e di articoli che abbiamo nella Life Prime. Quindi, Maria Grazia Piccoli dice che per favore spieghi come si cucina il pane nel kit di forno, perché c'è una cliente che gli esce sempre bruciato sotto e bianco sopra. Grazie. Bravo. Allora, evidentemente la signora metterà sicuramente la fiamma a doppia corona, quindi puoi consigliarle, secondo me, di metterlo su una fiamma più bassa, magari pure un fornello medio, ma magari che sta a fiamma, perché magari la doppia corona subito va a bruciare magari sotto e magari non ha bisogno, anche se dipende sempre dal tessuto del pane, dall'impasto, voglio dire, no? Perché magari se un lievito male, io per esempio lo cucinavo sempre a una ventina di minuti a fiamma alta, anche se si alzava la calotta, perché quello aveva bisogno giustamente di una bella crosta croccante, cioè almeno a me così piace cucinarlo, insomma. Però poi basta che lascia il coperchio, quando è in autocottura, a fiamma spenta, il coperchio non si deve aprire perché si perde la camera di calore e quindi non si può dorare fino alla fine. Però abbiamo tante testimonianze sul nostro gruppo di tanta gente che magari ormai è diventata bravissima, che cioè, viene tutto dorato, le ciambelle, lasciando il coperchio. Per esempio io adesso ho fatto ho messo del parmigiano, del grana per... Quando io lo spengo, no, se magari sono più bianchi, quando passano quei 10 minuti di autocottura, voi vedete che diventano proprio belli dorati. Vedete, la calotta si è alzata. Adesso prima di abbassare la fiamma, vediamo come sono. Vi puoi avvicinare, Angela? Sì. Vedete come si stanno gonfiando? Vedi? Ecco qui, ragazzi, vi piacciono? Si stanno ben gonfiando. Adesso chiudiamo e abbassiamo la fiamma per, mettiamo 10 minuti, va? 10 minuti a fiamma accesa e 10 minuti a fiamma spenta, li facciamo stare. E poi li togliamo. Ok? E poi che vi dovevo far vedere più, non mi ricordo, mamma mia. Niente, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Ah, vi faccio vedere quelli che ho provato prima della diretta, un attimino. Giusto, li avevo impiattati un attimo per farvi vedere come potevano venire. Eccoli qua. E ci sono le zucchine,
come si chiamano, i brustoli alle olive. Vedete ragazze, vi piacciono? Come sono belle? Eccole qua. Adesso aspettiamo questi 10 minuti che finisce, che passano per tutti, che giustamente ci vogliono, io ve li avevo anticipati perché un pochino di tempo ci vuole, giustamente. Ho detto per Angela Minervini, portane uno. Sì, Guarda come Antonio, sono belli, guarda. guarda, 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 Antonio, guarda. Sì, dopo te lo mando, Antonio, non ti preoccupare. Antonio sarebbe il marito di Angela. Ecco perché. Ci sono commenti? No, adesso Tutto nessuno, liscio. va, Graziella, fai complimenti. Gracias. Non lo so, dobbiamo aspettare per forza che, non so se quando Mariangela devono. Pricoli dice che non era una doppia. Aspetta che l'ho perso. Non era una doppia corona comunque dove ha messo il pane, ma l'ho perso un attimo. Magari ci parliamo direttamente poi con la signora. Poi, non Dice che lo so. non era una doppia corona, è un fornello normale, è un normale fornello. Non lo so, può darsi che ha una fiamma altissima, velo forte, non ti so dire. Di solito non succede, però non lo so. Rosanna Bianco, la ricetta, sì, poi può stare a tutto, vi può Sì, stare anche la ma ricetta. ve la dico. Allora, noi abbiamo fatto due ciotole, abbiamo messo in una ciotola i liquidi, quindi olio di semi di arachide, io ho usato. Si può usare anche l'olio d'oliva volendo, per renderlo un po' più leggero ho usato l'olio di arachidi e il latte, quindi saranno 200 g di latte, 80 di olio e 2 uova e li ho mescolati insieme. Poi invece nell'altra ciotola ho messo la farina 240 g con una bustina di lievito istantaneo per piadine e torte salate e 2 cucchiai di grana grattugiato. E poi cioè, si fa l'impasto liquido, si sbattono le uova e poi si incorpora la farina piano piano velocemente. Poi si mettono nei pirottini. Anna Mazzei ha detto che sono coloratissimi e sicuramente buonissimi, mandamele, mi Sì, raccomando. un'elite li mando, non ti preoccupare. Ti farò un pacco, Anna Mazzei, te li mando. No, sono facilissimi, però sono buoni. Magari uno può un'idea per arricchire la tavola, magari pure. Anche se in questi giorni magari uno approfitta sempre di più, magari si trova in giro, però con i nostri coperchi non è, cioè, proprio difficile cucinare, questo che dico io. Cioè non, magari mica si sente, se era il forno, potevo stare là vicino, che cioè, mi scioglievo, anche se va bene se mi scioglievo. Invece qua non si sente niente, vero Angelo? No, no, niente, solo un buon profumo che voi, mi dispiace, non potete sentire. Mi dispiace per voi. Intanto mancano cioè, altri 6 o 7 minuti per aspettare che si. Comunque guardate come sono belli gonfi adesso. Vedete? Questi 10 minuti Vedete come sono fatte belli? Guarda. Aspettiamo 2 minuti. Intanto che noi li spegniamo, devono rimanere in autocottura altri 5 minuti magari, e poi li impiattiamo e vi postiamo la foto tutta completa con la ricetta e tutto. Perché magari è inutile. Non lo so, se non ci sono domande, magari ci possiamo anche. Allora, Maria Grazia Pricoli dice che poi ti farà contattare, Va forse era la sua bene. cliente. Ah, ok, grazie. Sì, tranquillo, noi siamo a completa disposizione anche sul gruppo Facebook per chi non ha una consulente, magari per chi ha bisogno di domande, cioè vuole fare domande, magari si è collegato adesso tardi e magari ci pensa dopo, può scrivere direttamente o chiamare il centro assistenza se non ha una consulente. E sarà delucidato di tutto. che dirvi? Più? Il nostro coperchio comunque, cioè per chi non sa come funziona, vi volevo dire che funge da forno per il fatto che il calore rispecchia verso il basso e quindi ecco perché fa da forno. Quindi noi cuciniamo delle pizze non solo nel tuttiforno ma anche direttamente in padella. Anzi, quell'impasto che è rimasto, sapete che faccio? Lo metterò direttamente nella perfetta. Per vedere come viene fuori. Li hanno Ecco, buona idea, provati? Che brava, sì, dici? buona idea. Eh No, perché noi facciamo anche i dolci direttamente su fiamma. sì. Basta imburrare bene bene la come si dice? La pentola.
Imburrare bene bene il marinare e si può mettere direttamente perché è un dolce, quindi si poteva fare. Non ci ho pensato prima, ma fosse troppo piccolo però. Lo puoi sempre fare. Lo farò la prossima volta. Allora, noi sono passati altri 5 minuti, vediamo un po'. Da 5 minuti li spengo e poi vi posto la foto se... Non so quanto tempo è passato, se sono nei tempi o sono sforato. Sì, stai sforando di un minuto, sono le 4 minuti. Allora, se non ci sono domande, vedi un po'. No, non c'è nessuna domanda. Niente? Nessuno, tutto bene. Dici? Palma non dice niente in questo momento. Niente. Ok. Purtroppo il tempo deve passare, anche se giustamente sono 10 minuti e che sta cucinando, quindi nel forno innanzitutto lo dovevamo riscaldare, poi pensate, il lievito istantaneo molte volte ha bisogno di trovare un luogo caldo, invece con il nostro kit forno, anche se li apriamo non succede niente. Antonio ha detto che sei piena di idea, però peccato che non le metti in atto. Stenzi, signore, mi prendo un po' in giro purtroppo per ciò che si fa. Poi ci vediamo dopo. E non ti poi ti sistema. Questa è la pinza che prenderemo per, cioè, che useremo per prendere poi la teglia, ma non è in dotazione, perché questo l'ho comprata io al supermercato, anzi me l'ha regalata la mia amica Rosanna. Quindi questa si compra a parte, non è della nostra azienda, però è utile per il fatto che uno si può bruciare. Maria Grazia Pricoli ha detto ok, grazie cara, volevo aggiungere che sei bravissima, complimenti. E Antonio vuole sapere, è una minaccia che gli hai fatto? Sì. Sì, è una minaccia Antonio, sì. Quindi niente cose, tutto che aspetto. Sì. Quindi non devo andare nemmeno al bar. Okay. Meraviglioso, brava Carmela e saluti anche alla cameraman. Grazie, Graziella Miraglia. Cara, ciao. Ok, allora, noi ci... Adesso sono passati... Altri 3 minuti devono trascorrere, quindi poi li spegniamo e ve li inghiattiamo e facciamo la foto. Però devono aspettare 5 minuti, intanto che non li posso nemmeno prendere, se no mi brucio. Se avete qualche domanda ce la potete anche porre. Grazie Rosanna Nevigato, ci fai complimenti a te e a me. Ciao Rosanna. Rosanna pure è una brava cuoca, solo che ogni tanto fa qualche post. E non ce lo fa... Antonella Boccacci, complimenti Carmela. Ciao Antonella, buon pomeriggio. Tutto abbiamo fatto velocemente. Palmaritacco, bravissima tesoro. Grazie. Antonio ha detto si vendicherà sabato prossimo, tu sai a cosa si riferisce. Ok, va bene. C'è anche Letiziale, sei bravissima, complimenti. Ciao Letix. Ciao Leti. Allora, vogliamo più avvicinare Angela, andiamo a farle rivedere, sì. Bassa. Guardate. Ecco qua i nostri muffin, vedete? Che belli. Belli gonfi. E dite, vi piacciono? Eccole qua. Allora, noi chiudiamo, aspettiamo prima di chiudere il gas che si riforma la camera di calore perché manca solamente un minuto, poi chiudo il gas e chiudo la fiamma e aspettiamo 10 minuti per e poi l'imbiattiamo. Però intanto, visto che ormai vi ho fatto vedere questi che sono, ne ho fatti forse mezz'oretta prima che iniziasse la diretta, giusto per vedere come erano già imbiattati, come venivano, e quindi io vi saluto nel frattempo. Spengo la fiamma, vi saluto e vi posto fra poco la ricetta con il piatto finito, ok? Ciao ragazze, ciao a tutti, un bacio. Buon fine settimana, buona domenica. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao a tutti. Con...